Benvenuti a una nuova puntata di Talking About, ovvero il format dove diamo tutte le informazioni possibili e immaginabili sul talk di medicina, quindi sigla. Oggi rispondiamo alla domanda che ci fate più spesso, letteralmente ovunque, ovvero: ma io posso fare il test di medicina in quarta superiore? Beh, la risposta è sì. Lo ripeto una volta, la risposta è sì. Assolutamente sì. Se non fosse chiaro, sì. Sì. Ma proprio davvero inconfutabilmente sì. 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 Vabbè, basta così, credo sia chiaro. Ma se non fosse chiaro, la risposta è sì. Ok, adesso basta davvero. Anzi, raga, vi dirò di più. Il nostro consiglio è proprio quello di svolgerlo già dalla quarta, il più volte possibile. E adesso vi spiego anche il perché. La possibilità di svolgere il test già dalla quarta superiore è una novità proprio di quest'anno. E la cosa più bella è che non avrai un solo tentativo per farlo, ma neanche due, ma neanche tre, ma ben 4. E inoltre un tentativo non preclude l'altro, nel senso che al momento dell'entrata in graduatoria dovrai scegliere soltanto un punteggio tra quelli ottenuti, chiaramente il migliore. E quindi è per questo che noi consigliamo di svolgere il test il maggior numero di volte possibili. Questo è forse il vantaggio più grande di poter svolgere il test già dalla quarta, ovvero il poterlo provare più volte, ma d'altra parte hai anche più tempo per prepararti. Attenzione però, perché potrai immatricolarti soltanto dopo aver conseguito il diploma, quindi dopo la quinta superiore. Questo chiaramente però non invalida i risultati ottenuti in quarta. Se hai fatto un punteggio altissimo al tuo primo tentativo in quarta superiore, potrai sempre usare quello al momento della richiesta di entrata in graduatoria. Quindi, anche se non ti senti pronto al 100%, vale sempre la pena tentare di fare il test. Ti fai anche solo un'idea di come è strutturato e ti puoi preparare quindi meglio per il tentativo successivo, magari anche seguendo i nostri corsi, eh? Quindi, voi proverete il test già in quarta superiore? Scrivetecelo nei commenti e noi ci vediamo a una prossima puntata di Talking About.